160 candeline, il Festival di Cannes si guarda indietro. Fra memoria e innato spirito didattico, il Festival ha sempre illustrato le tendenze della settima arte. Scandali e trionfi hanno fatto la storia della Croisette. Per ogni edizione, un manifesto diverso evoca tutto un mondo da ritrovare anche con nostalgia. Sentiamo il direttore del Festival. Quest'anno siamo contenti perché il 60° anniversario, ad un compleanno piace invitare gli amici, si ha voglia di sentire attorno molto calore e amore. Credo che questo sia il sentimento che proviamo. Ci sono vibrazioni positive attorno a Cannes. Nell'arco di 11 giorni si susseguono le proiezioni a ritmo serrato. Sullo sfondo, oltre 10.000 professionisti venuti da 91 paesi valuteranno le 4.000 opere del mercato cinematografico globale di Cannes. Tutti vengono a Cannes per fare affari. Si può pensare che gli affari siano diventati più importanti, ma negli anni 60 c'erano dai 22 ai 25 film in concorso. Anche adesso si ha lo stesso numero di film in gara, l'evoluzione è assolutamente la stessa. L'unica cosa è che bisogna sempre trovare una soluzione, anche con molta modestia. Bisogna fare in modo che il festival resti pieno di senso. Trouver que le festival doit garder du sens. Du sens. Dagli archivi ritornano le stelle che hanno fatto grande il cinema ed anche il festival. Volti indimenticabili come Orson Welles, Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Brigitte Bardot, Romy Schneider e tanti altri. La selezione di quest'anno dà un'idea della situazione cinematografica nel mondo. Abbiamo scelto fra 1.600 film, da cui ne abbiamo estratti 50 per poi arrivare ai 22 che sono in gara. Adesso la giuria, i giornalisti e il pubblico del festival dovranno dire se la selezione è di valore, se i film sono notevoli. Io credo che lo siano. Quest'anno non ci saranno film italiani in lizza per la Palma d'Oro. Nella sezione Un certain regard compare il film di Daniele Lucchetti, Mio fratello e figlio unico. Fuori competizione c'è anche 100 chiodi di Ermanno Olmi. Invece, fra i principali contendenti ai grandi premi figurano Quentin Tarantino, i fratelli Coen ed Emir Kusturica.